Lo scorso 27 settembre ad Agropoli si è tenuto l'anniversario della morte di padre Giacomo Silvi, che dedicò la propria vita al servizio dei poveri e della Chiesa. Ancora oggi il ricordo di padre Giacomo Silvi è vivo nella memoria di tantissimi agropolesi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo o di incontrarlo, ed è per questo che in occasione del 32esimo anniversario del transito al cielo, in tanti non sono mancati alla solenne messa di suffragio. Cari fratelli e sorelle, forse io sono la persona meno adatta a presiedere questa liturgia in memoria di padre Giacomo, non avendo avuto la gioia di conoscerlo, ma ho sentito attraverso la testimonianza di tanti di voi che lo hanno conosciuto quanto egli abbia segnato le vostre vite. Credo che la maggior parte dei presenti abbiano almeno un ricordo da mio ragazzo, ovviamente, non era lo smantellato, ma no, non era amato. Ognuno di voi ha un ricordo, custodisce nel proprio cuore una parola, un gesto che questo uomo ha compiuto. Allora lasciamoci guidare non solo dalla nostra memoria personale, lasciamoci guidare come ha fatto padre Giacomo, innanzitutto dalla parola di Dio, dalla fede. Perché la prima caratteristica di questo uomo è stata la sua indomita fede, la sua profonda fede.